azioni che riguarderanno l'ambiente, abbiamo creato finalmente la rete dei parchi, quindi si sono avuti due momenti di divulgazione scientifica ambientale molto semplice nei nostri parchi, Scampia, Ponticelli, è stato un successo, centinaia e centinaia di bambini, i nostri parchi che sono stati anche vissuti come un'attività del sapere, di conoscenza attraverso il gioco. E poi con l'istituto INFN ci interesseremo del suolo, del sottosuolo e di tutta la sfera di come attraverso una corretta conoscenza c'è una corretta comunicazione di tutto ciò che riguarda l'ambiente, l'ecologia, la sostenibilità e quanto riguarda anche la capacità di resilienza della nostra città. Sono temi importanti, ne dobbiamo iniziare a parlare perché tra il fare e il sapere bisogna porre finalmente in atto il saper fare. Favorire gli scambi ed il trasferimento di competenze e tecnologie dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nelle attività di interesse del Comune di Napoli e promuovere la diffusione della conoscenza con particolare attenzione alla divulgazione del corretto sapere scientifico. Sono questi gli obiettivi del protocollo di intesa firmato oggi fra il Comune e la sezione napoletana dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che promette anche di innovare fortemente i sistemi di monitoraggio per l'ambiente e per il sottosuolo. La tecnica della radiografia muonica che permette chiaramente attraverso appunto i muoni che sono particelle che derivano dall'interazione della relazione cosmica primaria con l'atmosfera terrestre di fare la radiografia del sottosuolo che potrebbe permettere diciamo, nell'ambito diciamo, delle attività del comune di fare una prospezione geologica sistematica del sottosuolo di Napoli più con interesse se volete, archeologico ma anche interesse di sicurezza, misure all'interno delle scuole di radioattività ambientale del radio in vari ambienti, organizzazione poi anche di eventi in piazza in cui gli studenti mostrano la cittadinanza e sensibilizzano la cittadinanza a questa problematica del radon, in un database a tanti livelli, se volete ci sta appunto il livello fisico, cioè strade, abitazioni, cioè il livello appunto sociale appunto delle persone che lavorano, il livello appunto delle attività che si eseguono, il livello economico, tutti questi, questi livelli andrebbero uniti in un database e con dei mezzi di intercomunicazione di facile accesso di gestire meglio la città.